L'evento del 14 agosto è stato un evento traumatico da tanti punti di vista. La prima reazione però è stata quella di una rete di comunicazione immediata. C'è questa dinamica, da una parte la preoccupazione, il dolore, il cordoglio, dall'altra l'idea di trovare qualcuno con cui risaldare dei rapporti, con cui ricostruire e con il quale cercare gli aspetti positivi che si possono ritrovare anche in una disgrazia come questa. Sono entrato in una dinamica nella quale l'obiettivo era cercare di tenere per quanto possibile la normalità. Io penso ai bambini di Certosa, per esempio, che guardavano la finestra e al di là della finestra c'era il moncone del ponte. Hanno saputo tirare fuori nei colori, nel tratto, nel disegno, nel canto, nella poesia, davvero moltissimo di quello che era il loro sentimento. C'è tanto anche di questa volontà di rimettere insieme le due parti del ponte che sono adesso lontane, ma che con l'amicizia, con la solidarietà, con il gioco possono essere in qualche modo ricomposte e unite. Il ponte è portatore di grandi simboli. Il tenere bene, no? Il tenere in funzione, il tenere insieme. Io credo che la parola giusta, cioè la chiave sia proprio questa della responsabilità come corresponsabilità, cioè il prendersi cura sostanzialmente. La riparazione è una responsabilità che possiamo condividere. L'invito che mi sentirei di fare alla partecipazione sia quell'appello a non perdere mai la speranza, no? E resistere e modificarsi, beh, è un gesto di speranza, perciò quindi avere sostanzialmente una capacità di accoglienza, di rispetto, di valorizzazione dell'altro che va oltre il bisogno, ma che va proprio sul valore della persona e delle persone che è davanti.